Non è passato inosservato il bacio sulla bocca tra Naiche Rivelli e Siria Di Fazio a Domenica Live nel corso del cinema emozionale. Quando Barbara D'Urso ha chiesto a Naiche Rivelli di prendere posto per rivedere il film della sua vita, alla fine ha trovato la grande amica Siria Di Fazio in carne e ossa nella sala. Il bacio tra le due sulla bocca, ma privo di qualsiasi malizia, che però ha subito rinverdito quella che fu una storia d'amore di qualche anno fa che fece discutere. Le due amiche hanno sempre detto di essere una coppia non tradizionale, ma nonostante questo due anime gemelle. Niente paura per Yari Carrisi, però, perché Naiche Rivelli ha occhi e cuore soprattutto, solo per lui in questo momento ed è con lui che vuole costruire una famiglia. Io e Yari stiamo provando ad avere un bambino. L'intervista di Naiche Rivelli è stata tutta incentrata sulla sua storia con Yari Carrisi. Tutto procede come meglio non potrebbe e, dopo aver perso il bambino subito dopo l'esperienza di Pechino Express, la coppia sta cercando di averne un altro. Se succedesse sarebbe bello. Perché Yari mi ha dato delle cose che non si spiegano. Per me è lui e il mio lato maschile, vedo me stessa. Abbiamo gli stessi pensieri, ci piacciono le stesse cose, dalle cose più semplici a quelle cose che non ci piace vedere o sentire in TV. Ho riconosciuto qualcosa di cui posso fidarmi ciecamente, lui e me stesso. Nonostante il bacio infuocato con Siria De Fazio, Naiche Rivelli ha bene in mente le sue priorità. Quello che è successo nel cinema emozionale non è altro che un saluto come un altro tra due amiche che ancora oggi si sentono legate da un rapporto che va oltre qualsiasi tipo di classificazione. Chi è al centro di tutto, invece, è certamente Yari che, si spera da qui a poco, potrebbe essere il padre di famiglia che Naiche sta cercando da tempo. Chi se ne frega.